Cerchi giochi a prezzi scontati? Vai su Instant Gaming, link in descrizione. Ehi, ho una cosa per te. Abbiamo montato dei nuovi componenti sull'auto. Dal simulatore sembra che vada tutto bene. Fammi sapere cosa ne pensi tu. Ecco i dettagli. Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di RoboZombie 94 e benvenuti ad un nuovo episodio di Formula 1 2017. Siamo al nostro terzo episodio di Formula 1, siamo al Gran Premio del Bahrain a Sakhir. Come avete potuto vedere, partiamo dalla sesta posizione, ottima posizione di partenza a parer mio. Iniziamo subito col farvi vedere quello che è successo nelle prove libere. Prova libera 1, undicesima posizione. Prova libera 2, terza posizione. Ottimo risultato, tra l'altro. Prova 3, non l'ho fatta, ma al solito. Q1, sesta posizione per noi, undicesima per Nico. Quinta posizione per noi e dodicesima per Nico in Q2. Eliminato, ovviamente. Poi in Q3, sesta posizione. Non vi ho fatto vedere il video della Q3 perché me ne sono scordato proprio. Allora, siamo alla partenza, eccoci qua, subito, pronti, carichi. Partiamo dalla sesta posizione, abbiamo davanti Ricciardo e dietro Verstappen. Eccola la partenza, scatto del semaforo. Partenza non proprio ottimale, anche perché il nostro motore certo non ci permette uno scatto formidabile davanti a, non solo ai motori della Red Bull, che sono comunque gli stessi, quello non è il difetto. Più che altro è il motore... E il resto della vettura che la rende migliore rispetto alla nostra. Come avete potuto vedere, c'è stato un contatto tra me e Kimi. Andiamo subito ad indagare, quindi, con le nostre telecamere speciali on board di Ricciardo. Quinta posizione per lui di partenza, ovviamente. Ottima partenza per il pilota australiano, che si accoda a Raikkonen alla prima curva. Ovviamente però è costretto alla traiettoria larga. Poi mi inserisco io alla frenata e qui contatto con Raikkonen, ma andiamo a vedere cosa è successo invece per Raikkonen, perché non è stato ovviamente Ricciardo a toccarmi. Quarta posizione di partenza invece per Raikkonen, partenza non proprio perfetta perché perde lo stacco già qualche metro da Hamilton, che partiva in seconda posizione. Eccoci qui, ingresso della prima curva, vedete come emergo dal nulla proprio. E poi qui seconda curva, il contatto che con Raikkonen, che mi porta fuori ma che comunque mi lascia davanti. Già la partenza, col fatto che Raikkonen aveva una gomma soft e non la super soft, perdeva terreno nei miei confronti. Poi nel quarto giro ci siamo trovati a superare Vettel al rettilineo, ma nel giro successivo, eccoci qua, apre il DRS perché mi è rimasto attaccato per tutto il tempo Vettel. Ovviamente mi sono arreso subito alla sua superiorità, non ho voluto neanche difendere perché non era mia intenzione di certo rubargli lo spazio in questo caso, quindi lo lascio passare senza rischiare io
di subire danni senza rischiare che ne subisca anche il mio ex collega, anzi il mio ex compagno di squadra. Qui ci troviamo leggermente più avanti, sesto giro appena iniziato. Siamo appunto al passaggio ai pit stop, ai box. Quinta posizione, scaliamo in sesta, poi di nuovo in quinta perché abbiamo superato la McLaren. Poi di nuovo in quarta perché abbiamo superato la Ferrari, però ci fermiamo. Andiamo in quinta, sesta, settima. Passano altre vetture, ottava, nona, decima, undicesima, addirittura dodicesima, tredicesima, ambulanza, quattordicesima all'uscita dei box e quindicesima addirittura poco dopo. Tecnicamente anche sedicesima alla fine della frenata, però ormai la cosa è sparita, quindi sì, sedicesima posizione. Devo attaccare subito Marcus Ericsson all'uscita dei box, alle mie spalle c'è Stoffel Van Dorn. E di certo non è che vado a commentare il pit stop, perché è stato uno dei migliori pit stop da quando gioco a Formula 1, 2017. Ormai sto imparando le tempistiche, per fortuna. Passo Ericsson con tranquillità, anche perché i piloti che ho davanti e dietro hanno delle gomme che comunque iniziano ad avere una certa usura. Poi Fernando partiva con le soft e quindi è quasi prossimo al suo giro, ma Wehrlein e Ericsson che partivano con le super soft sono certi al loro pit stop, cioè matematico altro che. Infatti prendere qui il DRS ai danni di Pascal Wehrlein e andare a cercare di inseguire di nuovo Sebastian Vettel, che davanti a me è stata una sciocchezza da ragazzi. Forse ci ho rimesso nel gap tra me e Sebastian nel fare questi sorpassi, anche perché i piloti davanti a me di certo non erano delle Mercedes o delle Ferrari o delle Red Bull, erano delle Sauber e delle Honda, quindi le vetture più lente che c'erano sulle griglie di partenza. Quindi abbiamo avuto un po' di difficoltà e perso un po' di terreno. Questo team radio del nostro caro Alex ci avverte che Sebastian Vettel ha delle difficoltà, la sua macchina sta avendo un calo di potenza improvviso e quindi al decimo giro mi ritrovo sul secondo rettilineo dove si può attivare il DRS a superarlo con una certa agilità, andando a riprendere quella che è la terza posizione. Quindi sì ragazzi, stiamo lottando per il podio ufficialmente. Vedo inoltre che giro dopo giro sto prendendo un sacco di tempo da chi mi sta dietro, che è diventato Ricciardo nel frattempo che ha superato Vettel. Vettel mi pare che terminerà la sua gara in sesta posizione alle spalle del compagno, che termina appunto dietro a Ricciardo, quarta posizione. Prima posizione per Bottas, qui stiamo all'ultima curva, secondo Hamilton. Terza posizione che, sarò sincero ragazzi, non l'avrei mai scommessa. Cioè se mi avessero detto arriverai terzo in Bahrain, Probabilmente avrei riso. Come avete potuto vedere tra l'altro all'inizio video, sono arrivati dei miglioramenti, questo è vero, ma sono miglioramenti comunque ancora minori. C'è da migliorare questa vettura, dobbiamo a tutti i costi raggiungere nel gap Toro Rosso per quanto riguarda Red Bull per quanto riguarda il reparto aerodinamico, e dobbiamo cercare di migliorarci a livello motoristico in quanto nel piano più tecnico, perché comunque superare le Red Bull a livello di motore è già un qualcosa che uno pagherebbe oro per poterlo fare. In fin dei conti noi siamo il team ufficiale, finire quantomeno vicino alla Red Bull è un ottimo obiettivo. Noi portiamo il nome del motore, quindi dobbiamo portare in alto il nome della Renault per forza, perché sennò cioè veramente siamo la delusione della delusione. Comunque ottimo podio per la nostra scuderia, punti sacri che ci permettono di superare la Williams e di agguantare qualche punticino ai danni della Red Bull, che non ha terminato una gara molto intrigante, perché comunque quarta e settima posizione portano punti a casa, questo è vero, e si allontanano un po' da noi, ma noi comunque li rimaniamo gli attaccati. Perdiamo qualche punto anche ai danni della Ferrari con i loro 18 punti messi in cascina. Però prendiamo un sacco di punti a Felipe Massa e a Stroll, che a malapena Massa è arrivato appunto, quindi ha preso solo 2 punti. Adesso vi dovrei far vedere la classifica finale. Infatti curioso di sapere dove era arrivato Hülkenberg, 16ª posizione. Mi è dispiaciuto parecchio, non so cosa sia successo a Nico, forse una scelta sbagliata nella strategia. Questo comunque gli comporta una perdita di posizione in classifica, un miglioramento da parte nostra, che superiamo Massa e Perez, oltre che Stroll e Hülkenberg stesso. Ci avviciniamo a Raikkonen, quindi
Ottimo, ottimo, perché comunque cercare di accaparrarci l'interesse di più squadre è il nostro obiettivo. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, noi ci vediamo ad un prossimo video e ciao ciao ragazzi.